Un viaggio nel pre-amar sotterraneo, alla scoperta dei cunicoli difensivi, la cittadella medievale e i passaggi segreti che svelano l'antico cuore di pietra della fortezza, accompagnati dalle guide del gruppo speleologico savonese. Le visite guidate nei sotterranei del pre-amar riscontrano sempre un grande successo. Quanti anni ha che organizzate queste visite? Volontariamente ormai sono quasi più di 20 anni. Prima abbiamo sempre fatto le visite in collaborazione con il Museo Archeologico di Savona, quando aveva i propri addetti all'interno del Museo Archeologico. Adesso insieme all'Istituto di Studi Liguri, che gestisce il museo archeologico in forma totalmente gratuita, collaboriamo ulteriormente a finire di fare queste visite guidate. Facciamo circa 6 visite estive, 2 date a luglio, 2 date a agosto, 2 date a settembre, se riusciamo, compatibilmente anche con i nostri impegni, anche 1 a ottobre. E sono sempre tutte esaurite? Sì, diciamo che per ogni visita noi prendiamo la prenotazione per un massimo di 90 persone, perché comunque sia dobbiamo gestire anche gruppi in cui noi siamo dislocati per ragioni di sicurezza, quindi facciamo gruppi di massimo di 25 persone, quindi in questo caso sono 4 gruppi da 25 persone. E la cosa che più sorprende i visitatori qual è? Sicuramente che al centro di Savona ci sia una fortezza così ben tenuta, soprattutto per quanto riguarda quest'ultimo sotterraneo, che è questo qui di Santa Caterina, ma comunque sia una realtà nascosta di Savona che anche a volte anche proprio i savonesi non hanno mai visitato, quindi rimangono sorpresi che all'interno, nel cuore di Savona, vicino a un porto, una darsena, dove c'è comunque attività di movida, ci sia una fortezza di così tanta importanza e comunque con così tante curiosità e beltà da vedere. Sinceramente è valido, nel senso che tanti anni che vengo qua a Savona, ma non mi era mai capitato di vedere proprio in profondità cosa fosse il pre-amar. Quindi positive, valide, anzi se dovessero veramente andare avanti con i lavori ci piacerebbe tornare per vedere un po' più il sotterraneo che arriva fino alla parte di Garibaldi, ecco. Tutto qua. Speriamo che si possa anche attuare il progetto di fare un museo multimediale per un accesso disponibile a tutta la cittadinanza in maniera abbastanza fluida. Secondo me è una cosa che tutti dovrebbero provare.